Legnano in TV. Vuoi esserci anche tu? Ed eccoci qua a Legnano in TV. Dicevamo che avevamo l'opportunità anche questa mattina di parlare di palio. E visto che Annalisa ha fatto questo brillante collegamento mentaniano con io ti ho lanciato il sasso e io l'ho raccolto ed è arrivato il corvo, perché non hai ritirato la mano, fortunatamente, anzi mano fortunata direi, new entry per quanto riguarda la reggenza, perché sì, penso sia una prima assoluta, ma ovviamente carta d'identità del neo capitano della Contrada Sant'Erasmo. Mi presento io, quindi. Prego. Certo. Alessandro Clerici, non lo so, sono da 20 anni più o meno in Contrada. Il capitanato mi aveva già schivato un paio di volte, o perlomeno io l'avevo schivato, perché era un'altra faccenda affaccendato, e invece quest'anno, diciamo che quando me l'hanno, il consiglio, insomma, me l'ha proposto, ho deciso che era il momento di farlo, per cui l'ho fatto e il giorno dopo ho scoperto che il mio migliore amico è diventato capitano di San Domenico, quindi... E questo lo sapevamo già noi. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto due grosse risate, perché ho detto, cacchia, la volta buona, siccome sono 20 anni che non parliamo di palio, da quando sono entrato a Sant'Erasmo, così abbiamo deciso di fare una pace. Pensa, quest'anno dovrete farlo invece. E invece insieme. Quest'anno dovremo parlare di palio, dobbiamo su certe cose lavorare insieme, su certe cose lavorare contro. Beh dai, però, allora, io ho visto anche con la precedente reggenza di San Domenico, quindi con Davide Fuschetto, insomma, non c'era assolutamente malanimo, neanche con... No, beh, ma tra le reggenze non c'è mai malanimo, l'inimicizia è... Ma sì, diciamo, dai. È data dalla storicità dell'inimicizia, sì, no? Quindi sì. È giusto che rimanga lì. Poi dai, che è sì. Tutto il resto. Beh, anche negli scherzi, qualcosa ci sta. Ma sì, vale. Qualche corvo svenuto nel segnale stradale sbarrato in sì. San Domenico mi è capitato di vederlo, però dai, sono più goliardate. Sì, assolutamente. Sono ben altri problemi, abbiamo visto, insomma, con le decisioni. Sì. Ci sono state prese. Sono altre problematiche. No, ma devo dire che alla fine io sono convinto che l'inimicizia, insomma, nel palio sia un po'. Cioè, nel senso che non vedrai la nostra Contrada senza una nemica. Mm-hmm. Perché alla fine poi quando vinci ti diverti il doppio. Certo. Quando insomma, cioè, star senza nemica è un po' una sofferenza. Ah sì, ma poi sarebbe un po' ipocrita. Dai, tutti belli, tutti bravi, tutti buoni. No, precisamente. Ma invece, data questa tua nuova carica, hai un po' l'ansia da prestazione. E noi l'ho già fatta a quelli nominati quest'anno, sì. Quindi. Chi non l'avrebbe? Nel senso che difficilmente. Cioè, insomma, ce l'ho. Quest'anno abbiamo fatto l'elezione del capitano, tra l'altro a luglio, prima volta storicamente per la Contrada, di solito l'abbiamo sempre fatto a ottobre, ma siccome diciamo i tempi del palio si sono spostati molto, perché è finito il palio inizia subito un altro, per sì. Cui fai già giugno, luglio, in pieno agosto, settembre, esatto. Ottobre, cioè, ormai non ci si ferma più, per cui siccome Francesco aveva già deciso che non sarebbe andato avanti, abbiamo deciso, vabbè, tanto ormai le cose più o meno le abbiamo settate. E ecco, per cui... bella questa foto. Sì. Sì, significativa, insomma, per quanto riguarda sì. Il numero di vittorie, sì. Anche direi. Sì. E tra l'altro con la copertina lì l'ho fatta io, per cui sono immaginavo che ci copertina. Fosse. Ero molto soddisfatto della mia copertina. Sì. Queste sono tue fotografie, naturalmente, non da capitano, perché quelle no. Ufficiali penso che... No, tra l'altro tra le poche in sfilata, perché ho sfilato pochissimo, ho sfilato più come ha detto sfilata che come sfilante. Quindi adesso fai diciamo, un overdose tutta quest'anno. Sì, praticamente sì. Decisamente. Però, insomma, deve essere anche un bel modo di coronare anche tanti anni di militanza. Cos'è questo rumore? Strano. Non lo so, io non ho fatto niente. Si è sentito come un allarme. Hai un telefono? Hai un telefono? No, sì, ce l'ho, ma paralizzato lì. Non... Ok, non so sai che... secondo me chi era? Il corvo. Sì. Aveva un po'... sì, sì. O un cane a seconda. No, aveva più questo versetto da corvo. Allora, simbolo della vostra Contrada, chiaramente non lo porta il capitano. No. Questo, diciamolo, potrebbe, per chi non conosce il palio, essere abbastanza naturale pensarlo, invece no. Ma per quanto riguarda come tu sarai vestito, hai già qualche idea? Le dame di Contrada ti hanno già dato qualche spunto o tu eventualmente l'hai dato loro? Ma in realtà Contrada, insomma, queste cose. Ne abbiamo parlato domenica con una parte della commissione o quella che si occupa poi più nel dettaglio del vestito, quindi sì, ho già un'idea di che cosa sarà.
Non so quando sarà e come in realtà poi. Beh, no, quando sicuramente è l'ultima domenica di maggio. Speriamo che arrivi per allora. No, non vi dico, non posso dirvi niente di che cosa sarà, però insomma è un dettaglio, si può dire, colore. No, non posso dire colore. Blu. Ecco, almeno una cosa la sappiamo. Sì, blu. Okay. Poi il blu sono molto molto simili. Oddio, la richiesta è blu, poi vediamo, sapete che c'è tutta una serie di commissioni che devono vagliare esatto, la bontà delle nostre idee. Lo sappiamo, anche perché insomma bisogna essere, l'abbiamo visto con le notizie che sono insomma trapelate ieri, bisogna essere assolutamente ligi a dei canoni precisi e imprescindibili, se no poi dopo purtroppo si va in corso a delle sanzioni. Oltre a presentare te stesso e la tua contrada, di cui avremo altri rappresentanti sempre qui in studio tra poco, ci avevi detto che avevi anche un evento molto importante da presentare, oltre a quelli che avete già fatto, la pesciata, insomma avete già fatto tanto. In realtà è un evento un po' diverso dal solito, più che altro perché negli ultimi anni diciamo che siamo partiti facendo degli eventi che erano quasi sempre ludici, poi associativi, perché poi insomma la gente si ritrova, quindi il buono delle contrade è anche in questa associazione di persone, ritrovarsi, divertirsi, insomma fare tutto, oltre che aiutare la contrada economicamente. Però siccome poi far solo degli eventi del genere diventa un po' riduttivo per uno per il palio, due per la contrada, insomma ha un bene, ha un capitale storico al loro interno altissimo che stanno valutando, per cui insomma, c'è veramente un bene artistico-culturale enorme, abbiamo deciso di cercare di fare anche degli eventi che fossero un pochino più culturali per andare ad arricchire il carnet di proposte che può fare una contrada per la cittadinanza. Per la cittadinanza, per invitare le persone. Nello specifico l'evento? Nello specifico l'evento è sostanzialmente, abbiamo invitato Nicola Gagliardi, che è uno scultore di San Vittore Lona, che vabbè, è uno scultore che detto storico. Così uno dice no. Ascolta, è un po' di scultore. Non so se si riesce a vedere non lo so se si riesce. Qualche foto, non so se... Praticamente è colui che si occupa del restauro delle Guglie del Duomo. Sì. Non solo, ha restaurato anche il nostro monumento al guerriero nel c'è una nostra conoscenza anche. Alessio, sì, Francesco Alessio... Palmieri Marinoni, esatto, fantastico. Perché Alessio farà la prefazione all'evento. Direi che non possiamo mancare assolutamente. No, purtroppo l'abbiamo dovuto fare un orario un po' presto, però 17:30 so perché anche l'orario, quindi faremo l'aperitivo. Esatto. E quindi Gagliardi di cosa parlerà in particolare? Allora non lo so nel dettaglio perché è stato un po' tenuta celata questa cosa, però in realtà faranno un paragone tra come dalla scultura medievale si passa agli abiti, quindi sarà tutto un parallelismo tra la scultura delle Guglie del Duomo e tutto quello che si può ritrovare qui negli abiti di contrada. Nello specifico, iniziando dagli abiti nostri, poi probabilmente ci saranno degli inserti anche di altri abiti. Non ve lo posso dire nello specifico perché sinceramente non lo so. Non andare anch'io a sentirla, quindi diciamo non ho avuto una prefazione. Ci troveremo come le star, credo. Esatto, in bravo, questo, dal in questo capitano caso. Hai anche altro a cui pensare, sì, forse. Parecchie cose. Senti, ma invece volevo. Io l'ho già fatto questa domanda perché è interessante capire la personalità di chi magari per la prima volta affronta questa esperienza o non per la prima volta. Secondo te, quali sono le tre caratteristiche, tre aggettivi che un capitano deve avere o che tu hai? L'ho fatta anche ieri al Giacomo Albertalli, quindi non... Sì, non sei il primo. Non puoi chiedere suggerimenti. No, ma sicuramente... la prima cosa che deve avere un capitano, secondo me, è l'amore per la contrada. Assoluto e indomito. Esatto. Mettiamola così, anche perché gli impegni sono tanti, per cui o sei appassionato e innamorato della tua contrada, sennò diventa difficile gestirli tutti. Devi essere abbastanza fermo perché oggettivamente vieni bombardato da richieste da tutti di qualunque cosa, per cui tante volte purtroppo a malincuore bisogna dire di no oppure devi fare delle discussioni. Pulso, insomma. Sì, direi di sì. E la terza credo essere coraggiosi. Ecco, capitani forse coraggiosi è già di per sé insomma una cosa che un bel connubio. Certo, assolutamente, come il calcio sui bancheroni. Esattamente. Beh. Quindi sì, queste sono le tre cose che credo, che spero di riuscire a... Voglio risentirti a maggio, voglio vedere cosa dici. Se penserò che sarà terrorizzato. Se la penserai allo stesso modo. Quanto dura il mandato di un capitano? Da noi dura 2 anni.
quindi comunque hai tempo di esprimere anche le tue potenzialità, sì, e sì, di guidare. Sì, noi tra l'altro siamo una contrada abbastanza ciclo frequente, a parte Francesco che sì, è stato, esatto, uno di quelli da 4 anni, però abbiamo un ciclo abbastanza rapido, forse perché ci consumiamo abbastanza, ecco, in fretta, molto bene, perché gli eventi sono tanti e la contrada è veramente retta su tutta la base della contrada, per cui devi dare retta veramente a tutti. Tutti, perché sono loro che ti supportano. Non so se ti ricordi, Sara, avevamo chiesto quella questione scaramantica, sì, sia a San Domenico che a Sant'Ambrogio, quindi qualcuno alla B non si è capito, qualcuno vuole sfatare altri miti per quanto riguarda gli dispari, anni. L'anno dispari, dell'anno per, dispari Sant'Ambrogio. Per Sant'Ambrogio e Sant'Erasmo, che cos'ha? C'è un... Ma noi abbiamo avuto per anni l'idea dei 4 anni, nel senso che avevamo vinto 94, poi abbiamo vinto 98, poi 2002, no? Poi nel 2006 avevamo un cavallo fortissimo, no? E non c'è stato modo di correre, per cui ci ha sbarellato un pochino. In realtà poi doveva essere 2006, 2010, 2014, 2010 no, ma 2014 sì. In teoria quindi anche 2018. Quindi in teoria doveva essere 2018, non è successo, però abbiamo sfatato qualunque cosa, per cui andiamo così. Insomma. È il caso di trovare nuove tradizioni a questo, sì, punto. Sì, l'anno vediamo se l'anno dispari. Ma io non sono molto da tradizioni, per cui... preferisco sfatarle. Esatto, diciamo. Spero che di, anzi, stupiamo un pochettino, sì, chi vuole scrivere la storia del palio, eccolo di nuovo, ma vedete, c'è qualcosa davvero. Però vi giuro, non so, c'è, cioè, qualche... È il corvo. Il corvo sta chiamando, mi il corvo. È il corvo che mi chiama, scusate. No, perché prima pensavo di avere delle allucinazioni, invece no, vedi che... È proprio il telefono che è impazzito, forse. Bene. Vabbè, dicevamo, non mi ricordo più, quindi possiamo tranquillamente... Midi da sfatare, insomma, speriamo che il 2019... Sì. Ma stavo dicendo un'altra cosa, che non mi tornerà mai più in mente, quindi vabbè, non importa. Ah, ecco, forse volevo spostarmi anche sul discorso nuovo maniero, sì, però... Non vorrei poi anche non avere più nulla da chiedere anche al resto della... Io invece ho un sacco di cose da chiedere sulla sfilata, non a lui però. Ti ho salvato, eh? C'è qualcuno più preparato di me, diciamo. Beh, sì, allora, va bene, direi, ti ringraziamo intanto. Grazie, Alessandro. Grazie a voi. E naturalmente sarete sempre benvenuti, sappiatelo, per ogni evento che dovesse coinvolgere la Contrada del Corvo, sì, riteneteci, sì, a disposizione. Volentieri. E ci vediamo assolutamente lunedì 22 ottobre alle 17:30, immagino nel maniero nuovo, bellissimo. In maniera nuova, assolutamente, sì, nella sala grande, sarà anche addobbata, allora, propriamente, diciamo, per cui così. Poi c'è anche il mercatino poi a fine mese, quindi 28 mi sembra che sia domenica. 28 ottobre. Domenica 28 c'è il solito mercatino di Sant'Erasmo con pranzo delle famiglie, insomma, cosa che ormai... Sono 5 anni, la tradizione di 5 anni, quella che chiude, diciamo, questi 2 mesi faticosi post vacanze, quelle che iniziano a stressarti. Eh sì, perché comunque uno dice, torno dalle vacanze, cosa faccio? Sì. Ma sì, il palio a maggio e... sì, no. Non è stato proprio così. Proprio. No. Infatti, però insomma, l'investitura, ecco, magari questo potremmo dire, quando l'investitura sarà? L'investitura sarà il 13 di aprile. Aprile, quindi, insomma, c'è un po' di tempo per il vestito. Sì, di relax. Sì, sì. No, okay. fino ad allora sì. No, relax no. In realtà, relax no, però sì, fino all'investitura siamo... Abbiamo un po' di tempo. Ok. Mi raccomando, nervi saldi, Saldissimi. esatto. Saldissimi. Bene, allora ti ringraziamo. Grazie. Adesso tra pochissimo entreranno in scena invece i correggenti, quindi Gran Priore Castellana, sempre della contrada bianco-azzurra, giusto? Si dice ancora bianco-azzurra, certo. Vero? Ok. Intanto però noi ci gustiamo un po' di musica e ti dedichiamo la prossima canzone. Non sappiamo cos'è, quindi non pensa se nostra. È Marco Masini. Tu sappilo, non è colpa nostra. No, ma non è colpa nostra. Così, a scatola chiusa. Esatto.